Buongiorno a tutti. In questo video volevo dare dei chiarimenti. Innanzitutto a un fratello cristiano che segue sempre i miei video. Il Crislam è Islam, è una diciamo particolare setta, una particolare branca dell'Islam. Quindi il fratello, ed è anche il cristianesimo però, perché si avvicina. O è cristianesimo che si avvicina all'Islam, quindi è Islam anche. Il fratello cristiano che mi scrive è giusto dirglielo. Ora, più tardi uscirà un video. Già ho parlato delle probabili modifiche nei video precedenti che Ottoman portò al Corano, al Santo Corano, rivelato a Maometto sul Monte Ira dall'Arcangelo Gabriele per volere di Dio, di Allah. E ciò che volevo dire è che probabilmente, se noi consideriamo che Ali è il legittimo successore del profeta Maometto, e quindi secondo una tradizione che gli sciiti considerano autentica, secondo alcuni 3 giorni prima della morte, secondo altri 6 mesi prima, il profeta rivelò ad Ali tutto, diciamo, tutta l'intera rivelazione coranica. Secondo alcune fonti, il Corano originario era più grande, quindi più voluminoso di quello di Ottoman, che abrogò alcuni versetti, quindi in poche parole apportò alcune modifiche. A parte la versione di Ottoman, sappiamo che vi furono anche precedenti versioni, iniziate sotto i cosiddetti, quelli che i sunniti chiamano i califfi ben guidati, però in realtà usurparono un titolo che non spettava loro, perché il legittimo, diciamo, erede al califfato, quindi all'imamato, era Ali. E i suoi eredi, che furono poi perseguitati dai sunniti. Le modifiche iniziarono già sotto Abu Bakr, che era, diciamo, il suocero di Maometto, avendone sposato le figlie, tra cui, se non sbaglio, Aisha. Comunque, questo lo spiegherò meglio nella presentazione che uscirà stasera. Le modifiche già si iniziarono a vedere allora. Un esempio di questa modifica è la sura ottava, Al-Anfal, il bottino. Questa sura, secondo la tradizione, fu rivelata al profeta Maometto dopo la battaglia di Badr, che era, diciamo, tra i convertiti all'Islam, il profeta, e i meccani ancora pagani. Questa battaglia segnò la vittoria dell'Islam, quindi del profeta. E diciamo che questa sura, originariamente, probabilmente, formava un'unica, diciamo, un unico corpus con la sura At Tauba, quindi la nona sura, che secondo la tradizione, il pentimento, la disapprovazione, la nona sura, è la penultima a essere rivelata, quindi fu la penultima a essere rivelata al profeta prima della morte. La nonna sura, vediamo che non inizia con la basmala. Cos'è la basmala? È quell'invocazione in nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, che si trova già nella prima sura e ha una funzione sacralizzante, diciamo, è una preghiera ripetuta più volte. Perché manca nell'introduzione alla nona sura? Probabilmente nella sistematizzazione del Corano che già Abu Bakr volle, ricordo che diciamo, incaricò quello che era stato lo scrivano del profeta Maometto di iniziare questa sistematizzazione. E ricordo che anche i compagni del profeta, ovvero coloro che si erano convertiti per primi, che lo avevano seguito, erano stati testimoni di molte rivelazioni, avevano imparato molti versetti coranici a memoria. Ora, se l'ottava sura, quindi il bottino e la nona sura, At-Tauba, formavano un'unica sura, è logico che non vi doveva essere la basmala, ovvero l'invocazione all'inizio della nona sura. Quindi, durante la prima trascrizione del Corano, avvenuta sotto il califfato di Abu Bakr, il primo califfo, alla morte del profeta 632-634, già il primo usurpatore di un ruolo che spettava ad Ali,
quindi già assistiamo all'usurpazione e all'eresia. Diciamo che questa sura, che si compone di 129 versetti, insieme all'altra costituirebbero un'unica sura di 204 versetti. Ricordo che la seconda sura, Al-Baqarah, è molto più lunga, è la sura più lunga del Corano. Quindi una sura di 204 versetti è fattibile, è ipotizzabile. Ma quindi i compagni del profeta, che furono incaricati di trascriverlo anche sotto la direzione di quello che era lo scrivano del profeta, che era stato lo scrivano del profeta e poi fu incaricato da Abu Bakr, se non sbaglio si chiamava Ibn Tamid, nella presentazione lo dico meglio, e diciamo che dubitarono che formavano due sure separate, quindi il loro dubbio si estennero proprio dal scrivere la basmala all'inizio della nona sura e quindi optarono per testimoniare la loro perplessità, il loro dubbio, perché in realtà avrebbero dovuto trascrivere un'unica sura, e quindi già si trattava di una variazione del testo. Se di un'unica sura se ne fanno due, già questo è un indice, non dico che sia eresia, ma già protende verso l'eresia. E ricordo che questo è avvenuto sotto il califfato di Abu Bakr, che fu il primo usurpatore, il primo, diciamo, se non eretico, che comunque usurpò un ruolo che non gli spettava. E quindi per esprimere la loro incertezza e ricordarla anche ai posteri, per non manomettere completamente la rivelazione originaria, quindi diciamo che non scrissero la basmala. Questa versione che io vi ho detto, cioè per questa omissione, è accreditata da molti. Ricordo quindi che probabilmente le due sure furono separate in due sure, e ciò avvenne sotto il califfato di Abu Bakr, che può essere considerato quindi il prototipo, anche se non un vero eretico, il prototipo di quell'eretico che poi sarebbe stato il califfo Ottoman. Con questo è tutto, vi saluto.